Nel sonetto troviamo molte cose che sono tradizionali, che sono tipiche dei testi di esordio. Per esempio l'apostrofe ai lettori, voi che ascoltate in rime sparse il suono. Un attacco di questo tipo, un'apostrofe ai lettori, ricorre frequentemente in poesia e neppure sempre in testi di esordio. Vi porterò pochi esempi. Vi porterò esempi nei quali sono testi, alcuni testi del 2 e del 300, nei quali, come in quello di Petrarca, il pronome iniziale voi è accompagnato da verbi come udire e ascoltare. Il primo esempio lo prendo da un sonetto della Vita Nova di Dante Alighieri, un sonetto che incomincia così: o voi che per la via d'amor passate, attendete e guardate, s'egli è dolore alcun quanto il mio grave, se c'è un dolore così grave, pesante quanto il mio, e prego sol caudir mi sofferiate, e vi prego soltanto che abbiate la pazienza di ascoltarmi, caudir. Un altro esempio lo prendo sempre da Dante, non dalla Vita Nova, dalle rime, una ballata. Questo è l'inizio della ballata. Voi che sapete ragionar d'amore, udite la ballata mia pietosa. Voi udite. Voi che sapete parlare d'amore. Sono i poeti quelli che sanno ragionar d'amore. Adesso facciamo un salto. Boccaccio. Andiamo ai primi decenni del 300. Prendiamo il Filostrato, un poema romanzo. Siamo all'inizio e Boccaccio scrive: e voi, amanti, priego ch'ascoltiate ciò che dirà il mio verso lacrimoso. E se nel core avvien che voi sentiate destarsi alcuno spirito pietoso, per me vi priego che amor preghiate. E voi, amanti, vi prego ch'ascoltiate, ascoltiate ciò che dirà il mio verso pieno di lacrime. Questi esempi, come vedete, presentano il pronome voi all'inizio, come nel testo di Petrarca, e chiamano il pubblico a udire o ad ascoltare, esattamente come nel sonetto di Petrarca. Però attenzione, nei testi di Dante, di Boccaccio, il pubblico è invitato ad ascoltare un discorso, delle parole. Udite la ballata, ascoltate ciò che dirà il mio verso lacrimoso. Il pubblico è invitato ad ascoltare un discorso che parla di qualcosa. I lettori di Petrarca sono invece invitati ad ascoltare, il suono dei sospiri di cui in passato il poeta nutriva il suo cuore. È vero che questo avviene in rime sparse, cioè in testi letterari, però la lettera del sonetto non parla di ascolto di un discorso letterario, ma parla di ascolto diretto, senza mediazioni, del contenuto sentimentale, dell'esperienza vissuta, quindi non di parole che rendano il suono dei sospiri, ma in presa diretta il suono dei sospiri stessi. Quindi Petrarca qui istituisce una perfetta identità fra suono verbale e il suono dei sospiri. Facendo questo è come se non ci fosse la mediazione letteraria, come se Petrarca volesse togliere valore alla mediazione letteraria.